Ghiacciaio del Miage, un ghiacciaio alle mie spalle che sta collassando. Un mese fa qua dietro c'era un lago, adesso è sparito. Ci racconta di una montagna che si sta trasformando repentinamente, con l'acqua che sparisce, l'acqua stoccata nei ghiacciai, e non sappiamo nemmeno bene dove va a finire. È un periodo di siccità e proprio adesso occorre lavorare, studiare seriamente e pensare a degli interventi più in armonia con l'ambiente. Tappa dopo tappa abbiamo avvicinato il ghiacciaio di Predevara, scorrendo le pagine della storia naturale glaciale di questa valle. Abbiamo visto le morene della piccola età glaciale, abbiamo visto la frana del Trio del 1817, vediamo ciò che rimane del ghiacciaio di Predevara, con le morene degli anni 80, degli anni 20 che lo disegnano, che ne disegnano l'evoluzione e ci aiutano attraverso il confronto tra le pagine della natura e le pagine scritte dall'uomo a disegnare anche il futuro di questo ghiacciaio, che certamente non è roseo, ma è importante basarlo sui dati ricostruiti e segnalati dall'uomo.